Ne ha facoltà per 5 minuti. Grazie Presidente. Presidente del Consiglio, lei oggi è qua in teoria per aggiornarci, ma vorrei leggere testualmente l'ordine del giorno che recita: misure adottate per la nuova fase relativa all'emergenza epidemiologica. Le devo dire innanzitutto che questo titolo ci pare un po' troppo ottimistico. Noi non riusciamo a vedere nella cozzaglia di singoli provvedimenti che voi avete fatto, più o meno casuali, slegati tra di loro, senza poi parlare di tutti i decreti attuativi che ancora mancano. E lei sa bene, Presidente, che senza decreti attuativi i decreti è come se non esistessero, ma soprattutto senza una visione sulla gestione che è di una doppia crisi, perché sicuramente una crisi sanitaria, ma è altrettanto una crisi economica. L'approccio suo e di tutto il suo governo ci fa venire un sospetto, che le sue decisioni scontentano sempre quelli che lei presume non siano l'elettorato di riferimento dei partiti che compongono la sua maggioranza. E chi sono? I piccoli imprenditori, le partite IVA, i commercianti, i ristoratori, i lavoratori autonomi, che le vorrei ricordare peraltro che non hanno visto l'ombra di un rimborso, e perfino i gestori delle palestre e delle piscine, ai quali lei, Presidente del Consiglio, in quest'Aula oggi dovrebbe chiedere scusa. Se tutto ciò era grave nella prima fase, nella prima ondata, questo atteggiamento è insopportabile nella seconda, perché questa seconda ondata non è una nuova fase e anche qui il linguaggio è una convenzione. E allora non si può parlare di una nuova fase, ma anzi è una fase che è stata ampiamente prevista da mesi. E allora dovrebbe spiegarci che cosa avete fatto in questi mesi. Certo, lei è sempre lo stesso Presidente che all'inizio della pandemia veniva qua a dirci che andava tutto bene, Madama la Marchesa, che eravate super pronti, che non c'era problemi. Beh, hanno ben visto gli italiani di come eravate pronti. Ma mi piacerebbe che lei rispondesse che cosa avete fatto in questi mesi per potenziare e razionalizzare il sistema del trattamento del contagio. Glielo dico io, niente. Il tracciamento del contagio in alcune regioni d'Italia è veramente fuori controllo. Tutti i giorni i telegiornali fanno vedere le code, le file di italiani che stanno magari anche un giorno intero davanti ai vostri drive-in. Io credo che anche di questo dovreste chiedere scusa. E mi farebbe piacere sapere, Presidente, che come avete organizzato il ritorno della scuola in sicurezza. Avete messo i termoscanner? Avete fatto gli ampliamenti dello spazio? Avete tutti i docenti necessari? Avete tutti gli insegnanti di sostegno che sapevate che ce n'era bisogno? No. Avete invece disquisito per mesi sui banchi a rotelle, tra l'altro fallendo anche con i banchi a rotelle, perché ancora oggi molte scuole italiane quei banchi a rotelle non li hanno visti. Ma mi piacerebbe anche che lei rispondesse in quest'Aula che cosa avete fatto per potenziare il servizio di trasporto pubblico. Avete coinvolto i privati, visto che molte aziende private hanno i pullman nelle autorimesse e i lavoratori a casa in cassa integrazione? Quando si trattava di clandestini, Presidente, prendevate gli alberghi privati o le navi da crociere. E non potete invece adoperare chi ha queste aziende di pullman per aiutare il trasporto? E invece anche qua non l'avete fatto, ma vi siete certamente dedicati molto a incentivare i monopattini dei vostri amici cinesi. Arrabbiatevi pure, ma così è. Presidente, a fare la differenza in un'emergenza e soprattutto, grazie, quando si toccano i cinesi c'è un nervo scoperto. Ma Presidente, a fare la differenza in un'emergenza e soprattutto le scelte delle priorità e la tempestività. Non è per questo che voi avete chiesto e prolungato lo stato di emergenza? Ma lei come pensa che si possono sentire gli italiani
di fronte a un governo che ha seriamente pensato di affrontare questa seconda ondata di pandemia a colpi di monopattini e di sedie a rotelle. Ma le chiedo, Presidente, senza alcun spirito di polemica, veramente, vorrei sapere se voi avete un'idea e una visione di come affrontare l'epidemia. Io credo di no, perché il suo DPCM che me lo conferma, anzi i suoi due DPCM fatti nello spazio di una settimana che ci fanno venire questa conferma. La sua coerenza interna l'ho già spiegata prima, ma è soprattutto invece quello che ha colpito è la sua disinvoltura con cui scarica sugli enti locali l'onere e la responsabilità di chiusure e di divieti. Forse lei non lo sa, perché la politica è una sua recentissima passione, che l'essenza della politica è nella capacità di decidere. Troppo comodo dire agli enti locali e ai sindaci pensateci voi, smentendo il suo atteggiamento della prima fase, che era l'esatto contrario. Lei, il Presidente del Consiglio, deve assumere le responsabilità. È lei che ha il dovere di indicare un modello con cui contrastare questa emergenza. Se il suo modello è quello di un nuovo lockdown del sistema paese, certo, a noi farebbe rabbrividire, ma almeno è un modello, e allora deve avere il coraggio di dirlo con chiarezza e non invece di far fare il lavoro sporco agli altri e di strizzare però tutti i giorni l'occhio a questo lockdown. Forse ha paura di cadere nel gradimento degli italiani? Ha paura di cadere nella percentuale dei sondaggi? Sarebbe bene invece che lei prendesse coscienza che per battere questa emergenza del Covid bisognerebbe cambiare il paradigma, come ha detto Giorgia Meloni, non parlare più di chiusure locali e nazionali, ma pensare di preoccuparci, di proteggere le persone più deboli, gli anziani over. Scusa Presidente, che ha avuto già delle patologie pregresse. Io credo che questo bisognerebbe fare. Lei dovrebbe avere il coraggio di cambiare il paradigma e soprattutto di smetterla con questa latenia che l'opposizione non vuole collaborare. Noi, Presidente, vorremmo collaborare, ma le nostre responsabilità siamo abituati ad assumerle, mentre invece lei le sue responsabilità le ha demandate agli enti locali, perché non ha il coraggio di fare quello che pensa dentro di sé, che è di nuovo un nuovo lockdown del sistema paese. Grazie.